Dunque ragazzi, prima di cominciare oggi ho scelto di consigliarvi questo gioco per cellulari e quando me l'hanno proposto, devo dire la verità, anche io sono rimasto strabiliato dalla qualità della sua grafica 3D ricchissima di particolari. Il gioco si chiama War Robots, è gratuito in italiano ed è in continuo aggiornamento, vengono aggiunte sempre nuove mappe, nuovi robot ed armi. Consiste essenzialmente in uno strategico sparatutto con dei robottoni giganteschi che sarete voi proprio a costruire, scegliendo tra le centinaia di combinazioni che più vi piacciono. Potrete combinare tutti i tipi di armi con vari tipi di robot, su cui potrete cambiare anche il suo colore a vostro piacimento. Vi lancerete dunque in una battaglia futuristica, combattendo contro gli oltre 90 milioni di giocatori provenienti da tutto il mondo. Sono inoltre riuscito ad ottenere anche un pacchetto speciale per tutti quelli che scaricheranno il gioco dal link che trovate in descrizione. Questo vi permetterà di ottenere in esclusiva un Leo Robot, un tank con tantissima vita, più un set completo di armi, più 100 di oro e 400.000 di argento. Dunque, che aspettate? Lanciatevi anche voi in questa guerra tra titani metallici. E i vincitori di oggi sono... Non lo so, ciao, e Bomber Fabri e Big Sergio. Complimenti! Certo, da un lato, se davvero tutti riuscissimo a diventare immortali, ci sarebbero un'infinità di problemi per il nostro pianeta, da quelli sociali, economici a morali. Però d'altronde, se come sostengono gli epigenisti l'invecchiamento non è altro che una sorta di malattia e stanno già cercando una cura per combatterla, che male c'è nel seguire alcuni pratici consigli così da riuscire ad allungare la tua vita in maniera tale da raggiungere magari il giorno in cui questa cura sarà realtà e potrai allora scegliere se vivere davvero per sempre o seguire il corso della natura. Dunque, oggi scopriremo come allungare al massimo la tua vita così da diventare praticamente immortale. Ma prima, ricorda di iscriverti anche al mio nuovo canale di cucina, di attivare la campanella e se ti va, lasciare mi piace al video e seguirmi sui social. Trovi tutti i link in descrizione. Assumi integratori. Anche se non ci sono prove assolute ed i pareri sono discordanti riguardo l'utilità degli integratori all'interno di una dieta già ben bilanciata, alcuni credono che integrare sia importantissimo, come l'inventore scienziato statunitense Raymond Kurzweil, che assume centinaia di pillole al giorno. Ovviamente gestire così tante pillole può rapidamente sfuggire al controllo, inoltre non è una cosa da poco stare al passo con la ricerca, spesso contraddittoria, e adeguare il regime di conseguenza, tenendo sempre conto allo stesso tempo delle differenze in termini di dimensioni, peso, genere, salute, stile di vita, dieta e così via. Dato che alcuni integratori potrebbero finir per interferire, duplicare o addirittura contrastare gli effetti di altri integratori. Dunque, mettere a punto l'assunzione perfetta può diventare davvero un lavoro a tempo pieno anche piuttosto noioso e probabilmente non ne vale neanche la pena. Ma se sei a favore dell'integrazione, si consiglia sempre di iniziare con degli integratori più generici come i multivitaminici, i probiotici, acidi grassi essenziali e poi passare ad un'integrazione più personalizzata. Fa attenzione a ciò che mangi! Quando si parla di dieta, anche Aubrey de Grey dice che non è così importante seguirne una troppo ferrea e basta seguire la semplice regola di mangiare tutto ciò che non ci fa male. Allo stesso tempo, però, una dieta malsana può influire molto sulla nostra longevità, soprattutto se si è in sovrappeso. Detto questo, non si può sbagliare con una dieta tradizionalmente sana. Ciò significa assumere fibre e vitamine da frutta e verdura e acidi grassi dal pesce. Assumere antiossidanti è particolarmente utile per rallentare la produzione dei radicali liberi che causano il caos nelle cellule e l'invecchiamento. Nel frattempo dovresti limitare il consumo di grassi saturi, additivi chimici, zucchero, amidi e cibi pesantemente lavorati. Alcuni nutrizionisti inoltre ritengono che dovremmo mangiare gli stessi alimenti dei residenti nelle cosiddette zone blu, cioè coloro che vivono in zone con il maggior numero di centenari, come la Sardegna, Okinawa in Giappone, Nicaria in Grecia e Loma Linda in California. Qui ad esempio le persone hanno una durata media della vita più lunga rispetto agli altri, forse proprio grazie alla loro dieta ricca di pesce e alimenti vegetali. Mangiare meno.
Le persone che vivono nelle zone blu tendono anche a mangiare di meno. Per esempio, queste si fermano quando sono piene all'80% invece che completamente sazie. E secondo molti, questo tipo di restrizione calorica potrebbe essere la chiave per estendere la longevità. In realtà, si è scoperto che gli animali tendono a vivere più a lungo quando rimangono affamati, forse perché un corpo affamato si rilassa di meno e si concentra sulla sopravvivenza alla carestia, investendo energie e risorse nella riparazione delle cellule e aumentandone la resilienza. Ad esempio, in laboratorio, ad una scimmia è stata ridotta la dieta del 30% ed ha compiuto ben 43 anni nel 2017, approssimativamente l'equivalente di 130 anni negli umani, superando così il record di longevità per la sua specie. Altri studi hanno dimostrato lo stesso fenomeno anche su animali più piccoli come vermi e ratti. Fai esercizio! L'adozione di uno stile di vita sano, ora, è sicuramente una buona idea. Per prima cosa, proprio come la restrizione calorica, l'esercizio fisico mette il corpo sotto sforzo e diminuisce la degenerazione cellulare. Adottare uno stile di vita sano può anche ridurre la possibilità di mortalità per qualsiasi causa di un massiccio 60%, aumentando potenzialmente la durata della propria vita di oltre un decennio. Comunque non bisogna necessariamente diventare Mister Olympia, anzi l'esercizio migliore e più sicuro potrebbe essere semplicemente una corsetta giornaliera. L'evidenza suggerisce che è efficiente come un esercizio fisico vigoroso per abbassare il colesterolo e prevenire l'ipertensione, il diabete e la malattia coronarica. Abbassa anche la glicemia, migliora la digestione, allevia l'affaticamento, aumenta l'umore e migliora il sonno. Tutti fattori indispensabili per vivere bene e mantenersi in forma. Vivi una vita sicura! Dopo l'età e la malattia, gli incidenti automobilistici sono di gran lunga la causa più comune di morte. Ha infatti una probabilità dello 0,011% di morire in questo modo ogni anno. La prossima causa di morte più comune, almeno negli Stati Uniti, è essere colpiti da un'arma da fuoco. Poi ci sono gli incidenti anomali, quelli che nessuno di noi vede arrivare. Sfortunatamente, non puoi eliminare completamente il rischio senza limitare fortemente la qualità della tua vita. Quindi tieni a portata di mano un kit di pronto soccorso e impara ad usarlo. Impara la RCP e la manovra di Heimlich e assicurati che anche quelli intorno a te facciano lo stesso. Impara inoltre esattamente cosa fare in una varietà di situazioni pericolose per la vita. In questo modo potresti allungare la tua, ma anche quella di altri. Evita lo stress e riposati. È importante inoltre sottolineare che per allungare il più possibile la propria vita bisogna evitare il più possibile lo stress in generale. Frequenti esplosioni di adrenalina, infatti, possono essere pericolose ed il cortisolo può effettivamente corrodere i tessuti corporei. Anche diminuire lo stress, inoltre, non deve essere stressante. Alcuni consigli comuni sono quelli di evitare scadenze ravvicinate. Prenditi del tempo quando ne hai bisogno, fai qualche esercizio che ti aiuti a rilassarti e utilizza i trasporti pubblici invece di guidare, soprattutto nelle grandi città. Anche avere un sonno di buona qualità è importante, quindi non dovresti mai andare a letto dopo una discussione o una delusione, di qualsiasi tipo, economica o sentimentale. Fa dei sonnellini se necessario, ma cerca di rispettare un programma regolare che ti consenta almeno 7 ore di sonno giornaliere. Stai di più all'aria aperta. La ricerca suggerisce che uscire nella natura aiuta a ridurre i livelli di stress. È un rimedio così potente, infatti, che anche solo guardando delle immagini si producono effetti simili. Infatti, trascorrere del tempo all'aperto è spesso più efficace di farmaci per il trattamento di una serie di disturbi, tra cui la depressione. In particolare, la depressione non trattata può ridurre drasticamente l'aspettativa di vita e questo ha poco a che fare con i tassi di suicidio. Gli individui depressi sono più a rischio di malattie cardiache ed ictus, tendono ad avere uno stile di vita non sano, essendo più inclini a bere e fumare. È importante inoltre anche circondarsi di buoni amici. Gli studi hanno dimostrato una correlazione tra buone amicizie, salute e benessere, compresa una minore incidenza di malattie e depressione. La solitudine e l'isolamento sono nocivi per la salute come il fumo di 15 sigarette al giorno e in realtà sono addirittura peggio che essere obesi.
Ed eccoci giunti alla domanda di oggi. Voglio sapere approssimativamente, secondo gli scienziati, tra quanto tempo verrà scoperto un medicinale in grado di combattere l'invecchiamento. Fare l'amore tutti i giorni. Meno di un terzo degli italiani, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, fa l'amore più di due volte a settimana. E questo non è abbastanza. Secondo uno studio del 1997, uomini di età compresa tra i 45 e i 59 anni, che avevano rapporti sessuali meno di una volta al mese, avevano il doppio delle probabilità di morire nei successivi 10 anni rispetto a quelli che lo facevano più frequentemente. L'optimum, secondo Leslie Stephen Coles, è accoppiarsi con un partner consenziente e sano ogni singolo giorno, e questo vale per qualsiasi fascia d'età, purché non rischi di aggravare problemi già esistenti, come possono essere le condizioni cardiache. Avere uno scopo. È molto importante nella vita avere uno scopo, prefissarsi un obiettivo, lottare per qualcosa. È per questo che molte persone sostengono progetti di ricerca sperando che si scopra finalmente il medicinale giusto in grado di bloccare l'invecchiamento. Ma altrettanto utile a prefiggersi uno scopo che ci mantenga vivi con la speranza di vederne la realizzazione possono essere opere come la pulizia degli oceani, il disarmo nucleare, la reforestazione, perché dopo tutto, se vuoi vivere per sempre, è importante preservare il mondo in cui si vive. Ancora una volta però, è importante non vivere questi obiettivi in maniera stressante e adottare la filosofia del vivi e lascia vivere. Un piano di emergenza. Anche se in tanti sono sicuri che entro 30 anni si scoprirà un medicinale in grado di combattere l'invecchiamento, altri stanno pensando a soluzioni alternative. Una di queste è la criogenia, e cioè letteralmente riuscire a congelarsi in caso di incidenti o malattie finché non si scopra una cura, o addirittura finché non sarà possibile trasferire la propria coscienza umana all'interno di contenitori inorganici, sì, dei veri e propri robot. E secondo molti, questa cosa sarà possibile entro il 2050, quindi all'incirca 30 anni. Dunque, a quanto pare, se riuscirai a vivere per altri 30 anni, è molto probabile che riuscirai a vivere per sempre. Solo però, finché avremo ancora un pianeta su cui poterlo fare. Ebbene, spero che anche questo video sia stato di vostro gradimento. Voi ricordate di farmi sapere nei commenti se già seguite alcune delle linee guida che vi ho raccontato all'interno di questo video per cercare di vivere di più. Fatemi sapere anche se siete tra quelli che desiderano vivere per sempre, oppure vi interessa di più la qualità della vita che la lunghezza, e anche se magari a 60-70 anni ve ne andate, non è un problema. L'importante è aver vissuto bene, non avere rimpianti. Non dimenticate inoltre di rispondere alla domanda presente all'interno del video. Penso quindi che anche per oggi ci siamo detti tutto. Ricordate che se questo video è stato di vostro gradimento, lasciatemi un mi piace, mettetelo su Facebook, fatelo vedere ai vostri amici, se vi aggiungete le preferite. Noi ci vediamo domani con un nuovo video.